Ancora un'altra vittoria per il Bitonto, che continua a scalare posizioni in classifica ed ora è settimo, a pari merito col Gladiator. Ma la prestazione dei Leoncelli, per vero dire, non è stata del tutto convincente come al solito. Mister Valeriano Loseto deve fare a meno di Carullo, Taurino, Clemente e Spinelli e deve così ridisegnare il centrocampo. In porta va Petrarca, inossidabile la cintura difensiva con Gomez, Silletti e Gianfreda. Nel mezzo il luciferino Mariani e l'estroso Chiaradia, al fianco dell'ardore di Cardore. Cursori Tangor e Riefolo, davanti il collaudato duo Maffei Palazzo. Schema speculare per la nocerina di Nunzio Zavettieri, piena zeppa di juniores, unici punti di forza, la sagacia ubiqua di Basanisi, l'abilità antica di Garofalo e l'equilibrio di Giacomarro. Davanti imperverserà Balde Balde accanto a Chietti. Fasi di studio e poi, al quarto d'ora, l'incendio. Chiaradia allunga per Mariani che ci prova da fuori, ma titilla appena i guanti del portiere. Subito dopo, mancino di Chiaradia dal limite, alto sulla traversa. Ancora panico in area ospite, ma per questione di millimetri l'ex Gravina non artiglia la sfera. Poco prima della mezza, occasione per gli ospiti, corner da destra inzuccata di Fusco che sibila accanto al palo. Al 32esimo Chiaradia scodella dalla tre quarti, Silletti in corna fuori misura. Minuto 41, la rete che decide il match, punizione dai 25 metri di Cardore con deviazione beffarda della barriera a vantaggio dei padroni di casa, che nella ripresa soffriranno troppo. Piazzato del capitano al sesto, che è poi una cortese email per Stakos. Calcia da fermo Basanisi dal limite al quarto d'ora, perfora la barriera ma finisce fra le braccia di Petrarca. 120 secondi, mezzo esterno di Garofalo dalla tre quarti, brividi e nulla più per i bitontini. Ventesimo, Chietti in aria, destro a colpo sicuro e pugni uniti di Petrarca a sventare. Intorno alla mezz'ora, tiro dalla bandierina di sinistra, volée troppo energica di Basanisi a pochi passi dalla riga bianca. Poco dopo, Maffei offre un cuoio prezioso per Palazzo che stanga e impegna in tuffo l'estremo campano. Al principio del recupero, batti e ribatti in area nero-verde, rasoterra di Giacomarro, blocca l'ex Lecce ed è festa sugli spalti del Città degli Ulivi, prima del trasferimento al polisportivo Nicola Rossiello per i tanto sospirati lavori di ristrutturazione.